Un modo per realizzare il ricevitore coerente è quello di inserire all'interno del segnale trasmesso un tono pilota. Cos'è un tono pilota? È una piccola componente sinusoidale puro da aggiungere al segnale. Quindi in questo caso il modulatore diventa il messaggio che moltiplica la portante sinusoidale a cui viene poi sommata un termine di portante pura. Per cui il segnale in uscita sarà AC MDT coseno più AP coseno. Quindi AC è l'ampiezza della portante modulata dal messaggio, mentre AP è l'ampiezza della portante da sola. Si tratta quindi ancora di una modulazione DSB, ma non è più SC, cioè la portante soppressa, perché ora il termine portante c'è, ha ampiezza con B, che tuttavia viene in genere fatta molto più piccola di A con C, in modo che la gran parte della potenza venga data al messaggio e solo una piccola parte della potenza venga devoluta al termine portante puro. Vediamo ora perché l'inserimento di un tono pilota rende possibile la realizzazione di un ricevitore coerente. Bene, il segnale ricevuto a questo punto è AC MDT più AT coseno il 2π greco FCT più la fase aleatoria introdotta al canale che vogliamo stimare, più chiaramente del rumore. Un modo immediato per recuperare la portante e quindi per fare la stima della fase è quello di prendere il segnale ricevuto e mandarlo in ingresso a un filtro passabanda a banda molto stretta. Chiaramente centrato alla frequenza FC. L'uscita di questo filtro, se la banda è davvero molto stretta, è alla fine proprio il termine di portante. Dove ora è presente proprio la giusta fase, Φ, che può essere utilizzata per implementare un ricevitore coerente. Ma perché l'uscita, se il filtro passa a banda e a banda davvero stretta, è proprio il termine portante? Beh, si capisce abbastanza facilmente se andiamo a valutare l'uscita nel dominio della frequenza. L'uscita del filtro nel dominio della frequenza. L'uscita del filtro, fatemi chiamare YT, può essere scritta in questa maniera. È il termine del messaggio, quindi AC MDT coseno convoluto per la risposta impulsiva del filtro. Poi ci sarà il termine di
del tono di lode. Scusate qui, ma ci moltiplica il messaggio, non il messaggio più da portare. Più tono di lode. Dicevamo più AP coseno di tutti i greco FCT più FI convoluto H, risposta impulsiva del filtro passa banda, banda molto stretta, più il rumore convoluto H. E la situazione qui di frequenza è questa. O meglio, facciamola quando abbiamo lodato la PSD. Per calcolare la potenza di questo termine, dobbiamo integrare la PSD di questo termine. Ma poiché questa è l'uscita, è un filtro passa banda, la PSD dell'uscita è pari alla PSD dell'ingresso per il modulo quadro del filtro. Quindi avremo che attorno a FC qui abbiamo la PSD di questo termine, che abbiamo visto prima, ha un andamento del genere magari, dove questa è a C 4 quarti, PSD di M in F meno FC. Questa è la PSD di questo termine, che è poi il segnale DSB SC che abbiamo visto in precedenza. La risposta del filtro è questa qui, H di F modulo quadro, e la potenza di questo termine sarà pari a l'integrale della PSD del termine DSB SC, quindi in questo termine qui, per la risposta impulsiva del filtro, chiamiamo questo termine potenza P con 1. Bene, P con 1 sarà due volte, perché ci sono le frequenze negative e quelle positive, l'integrale di questa PSD. Ma se l'ampiezza del filtro passabanda, fatene una chiamare epsilon, è sufficientemente stretta, allora la PSD all'uscita, che è la moltiplicazione di queste due, sarà circa uguale alla PSD del messaggio in 0. Quindi questa integrale, che sarà due volte integrale fra 0 e infinito, perché sono le frequenze positive e le frequenze negative, di AC quadro quarti S con M in F meno FC per H di F modulo quadro, sarà circa uguale se la banda passante del filtro bassa banda è molto stretta. Possiamo approssimare, questa è la risposta in frequenza di un filtro bassa banda, quindi è piatta. Qui possiamo assumere che se la banda passante è molto stretta, la PSD del messaggio è praticamente costante in questo intorno, vedete qui è quasi costante e fa più o meno AC quadro quarti S con M in 0, quindi questo è più o meno uguale a AC quadro mezzi S con M in 0 per epsilon. Questo termine qui invece è ben frequenza, abbiamo questa situazione, è un filtro bassa banda e un tono pilota. Il tono pilota passa inalterato attraverso il filtro, qui l'uscita sarà sempre AP coseno di 2π greco FCT più Φ
la cui potenza, fatela chiamare P con 2, sarà a P quadro mezzi. Infine, questo termine qui è la TSD del rumore, è nel 0 mezzi ovunque, filtro bassa banda, banda molto stretta, ampiezza epsilon, la potenza di questo termine, fatemelo chiamare P con 3, è uguale, in questo caso non c'è bisogno di approssimazioni perché la TSD del rumore è nel 0 mezzi ed è piatta, a n0 epsilon. Quindi l'uscita qui sarà circa uguale a solo al sotano pilota se la potenza di questi due termini 1 e 2 è trascurabile rispetto alla potenza di questo termine. Cioè se a P quadro mezzi, che è la potenza del segnale utile che vogliamo estrarre, è molto maggiore della potenza del segnale interferente qui, che è a C quadro mezzi S con M in 0 per epsilon, più la potenza del rumore, che è N0 per epsilon. Quindi se l'ampiezza del tono pilota non è troppo piccola rispetto all'ampiezza portante, e soprattutto se il filtro è banda veramente stretta, quindi epsilon è piuttosto piccolo, io posso rendere questo contributo di potenza molto più piccolo di questo e quindi fare in modo che l'uscita del filtro bassa banda molto stretta poi ci sia veramente soltanto il tono pilota che avevo estratto, che avevo mandato. Quindi riesco a estrarre veramente soltanto il tono pilota. Qui abbiamo quello che ci serve, cioè un coseno a frequenza FC con la giusta fase che non conoscevamo, e ora possiamo realizzare un ricevitore corrente. L'uscita sarà quindi magari, se vogliamo fare proprio una cosa pulita, possiamo fare il filtro bassa banda a guadagno rece 2 su con P, ma in realtà non interessa, non ci serve. L'uscita sarà semplicemente radice di 2 AC M di T. Nel caso qui avessi avuto un radice di 2, in realtà ho una con P, quindi A con P. Più A con P volte su radice di 2 mezzo qui n con ct, la componente sul ramo in fase. In realtà, senza dare troppi dettagli, qui abbiamo un termine di messaggio con una certa ampiezza alfa mt, più un termine di tono pilota, più beta, più un termine rumore, n'. Perché invece 2 coseno, o semplicemente coseno per coseno, mi estrae il messaggio, quindi alla fine riuscivo a estrarre a c m e t più a con p. Qui c'è una componente continua non voluta qui, ma possiamo estrarre anche questa componente continua con un altro filtro bassa, stavolta basso,
ha banda molto stretta. In questo caso, come prima estravamo il tono pilota che sta a frequenza FC perché ha un filtro bassa banda molto stretta, c'è trova FC. Qui ho una delta nella PSD in uscita qui perché c'è una componente continua beta, che posso estrarre con un filtro bassa basso a banda molto stretta. Qui ci sarà qualcosa di proporzionale a beta, anzi sarà proprio beta, che sommata all'ingresso, anzi sottratta, dà luogo al messaggio di una componente di rumore. E quindi ho fatto la modulazione coerente. Ok? Bene. Se è tutto chiaro, l'inclusione di un tono pilota piccolo nel segnale portante ci dà proprio modo di parlare di un altro formato di modulazione in cui è presente il tono portante. Ma stavolta il tono portante non è una piccola frazione della potenza dedicata al messaggio, ma una potenza molto maggiore, addirittura maggiore di quella data al messaggio stesso. In questo caso parliamo di una modulazione M convenzionale. Il segnale trasmesso è, come detto, una modulazione di ampiezza a cui si somma un segnale portante e l'ampiezza del segnale portante è maggiore dell'ampiezza del messaggio. Cioè, in questo caso, il messaggio ha ampiezza è tale che il massimo valore del messaggio è minore di 1. Quindi come vedete c'è una componente AC MT coseno che è DSBSC e poi c'è una componente AC coseno che è il tono puro, e l'ampiezza del tono puro è maggiore dell'ampiezza della componente DSBSC. A differenza del caso precedente in cui c'era sempre un tono puro, ma era un tono pilota perché la sua ampiezza era invece una piccola frazione dell'ampiezza dedicata al messaggio. Perché fare questo? Perché in effetti, se uno ci pensa, stiamo dedicando una grossa parte della potenza al portante e quindi non va abbastanza potenza al messaggio, e quindi potremmo già immaginare da ora che le prestazioni in termini di SNR saranno inferiori, ed sarà proprio così. Il motivo è che assegnando un termine portante con ampiezza molto alta sarà possibile realizzare un ricevitore semplice, in particolare sarà proprio possibile fare un ricevitore incoerente. La forma canonica in cui si scrive questo, il segnale modulato in M, non è tanto questa, ma è qui sopra, ma è quella che vi scrivo ora. C'è 1 più A M con N di T coseno, dove A è l'indice di modulazione. Ed appartiene al 0,1. Estremi esclusi, perché 0 sarebbe, significherebbe annullare estremi di segnale, però non starei trasmettendo nulla. 1 perché sto dando un segnale che di 1 si può anche prendere, tanto non conta nulla. E M con N di T è il messaggio normalizzato, cioè è pari a messaggio da trasmettere, che non ha il vincolo di essere in ampiezza meno di 1, diviso il suo massimo valore.
In questo caso l'ambiente è il messaggio normalizzato che è compresa fra meno 1 e 1. Che aspetto potrebbe avere in frequenza il segnale trasmesso? Beh, qualcosa del genere. Se questa era fosse la trasformata di Fourier del messaggio MDT, quindi M con F, e a questo punto fosse alto B, allora il segnale modulato avrebbe trasformata di Fourier X con F qualcosa del genere. Questa trasformazione di Fourier del messaggio normalizzato, ok? M con N. E qui avremo AC, questo punto sarebbe alto AC per A per B. E qui ci sarebbe un termine importante che è molto grande. Ampiezza a c mezzi, questa è a c a per b mezzi qui. Stessa cosa per le frequenze negative meno a c. Come per il formato di modulazione DSPSC, andiamo a valutare i principali parametri di questo formato di modulazione, che saranno la banda occupata sul canale, la potenza trasmessa e l'SNR garantito in ricezione, in funzione dell'SNR in banda base. Li mettiamo qui e poi li riempiamo uno per uno. Per calcolare banda e potenza faremo come al solito, passeremo come al solito per l'autocorrelazione. Ma l'autocorrelazione è piuttosto facile da calcolare perché se guardate questo segnale è proprio un segnale di SPSC in cui il messaggio trasmesso non è M ma è 1 più M. Scusate, questo qui. Non è M ma 1 più A M con N e T, quindi è come se questo qui lo chiamassi M'. E allora l'autocorrelazione è proprio AC mezzi, autocorrelazione di questo termine, che essendo SSL si può scrivere come media di 1 più A M con N di T, 1 più A M con N di T meno tau. Non serve fare anche la media temporale perché è SSL. Coseno di 2 pi greco FC tau. Ma questa è la media del prodotto di questo binomio per questo binomio. Quindi il primo per il primo per il secondo per il primo e il secondo per il secondo. Ed è molto facile da valutare perché il primo per il primo fa 1, che ha media 1. Il primo per il secondo è la media di A per il messaggio, ma il messaggio ha media nulla, infatti non ha componente continua, ce la stiamo aggiungendo noi. Media di A per messaggio per 1, ancora una volta, media del messaggio normalizzato, ha media nulla, 0.
e secondo per il secondo, che è A quadro per M, M di Minotauro, che è la correlazione del messaggio normalizzato. Quindi abbiamo AC quadro mezzi 1 più A quadro autocorrelazione messaggio normalizzato in tau coseno di 2π greco fc tau. Da cui ricaviamo immediatamente la potenza, valutando l'autocorrelazione in 0, ed è AC quadro mezzi 1 più AC A quadro l'autocorrelazione del messaggio normalizzato in 0, la potenza del messaggio normalizzato, e questa è la potenza trasmessa che riportiamo qui per nostra comodità. Vi faccio soltanto notare che il termine portante ha una potenza pari a C quadro mezzi per 1, quindi a C quadro mezzi, mentre il termine di SBSC ha potenza a C quadro mezzi A quadro potenza del messaggio normalizzato, che è minore di AC quadro mezzi della, della potenza segnata portante, perché A è l'indice di modulazione, che è un numero compreso tra 0 e 1, quindi è minore di 1, quindi A quadro è minore di 1, e il messaggio normalizzato è pari al messaggio diviso il suo massimo valore, per cui la potenza sarà minore di 1 e sarà uguale a 1 soltanto se il messaggio è identicamente uguale a 1. In quel caso il suo massimo sarà pari a 1 e la potenza del messaggio normalizzato sarà pari a 1, ma in quel caso è un messaggio che non varia nel tempo, quindi non è un messaggio informazionale, non porta alcuna informazione. Per valutare la banda invece bisogna fare la trasformata di Fourier dell'autocorrelazione, ottenendo così la PSD, da cui possiamo, facendo una schizza, ricavare la banda. La trasformata di questo oggetto è a C quadro quarti, perché c'è un coseno, uno dà luogo a una delta di F più FC più delta di F meno FC, quindi due delta a frequenza più o meno FC, che è proprio il tono e la termine portante, e questi sono i due termini del messaggio informazionale, che sono a quadro PSD del messaggio normalizzato in F meno FC più A quadro PSD del messaggio normalizzato in F più FC. Quindi se volessimo rappresentarla graficamente, avremo che se questa è la PSD del messaggio normalizzato, a banda W, allora la PSD del segnale trasmesso con una modulazione M convenzionale avrebbe questo aspetto. Un termine portante a C quadro quarti, quei due delta di rack più o meno FC, e questi due termini qui, che sono la PSD del messaggio normalizzato prodotta da destra e sinistra di FC moltiplicata per A quadro. Quindi se questo oggetto qui fosse stato alto B, qui avremmo avuto a C quadro quarti A quadro B
ok? Da cui vediamo immediatamente che anche questo formato di modulazione è un formato a doppia semibanda, perché trasmetto entrambe le semibande. E la banda occupata sul canale è in ogni caso 2W, come la DSB. Chiudiamo con, se non ci sono domande, con un esercizio. L'SNR a questo punto lo diamo la prossima volta. E l'esercizio è... un messaggio si deve trasmettere il segnale MDT pari a 3 coseno di 200 YT più seno di 600 YT, quindi è un messaggio che non è neanche aleatorio, è un messaggio deterministico, e sono due sinusoidi, una a frequenza 100 e l'altra a frequenza 300, di quella è tre volte, ha una frequenza tre volte maggiore di questa, ma questa è tre volte più ampia di quella. Utilizzando una modulazione M convenzionale, in cui la portante è coseno di 10 alla 5 t e l'indice di modulazione è 0.85. Calcolare la porzione di potenza, la potenza assegnata alla portante, del termine portante, e la potenza sulla componente che porta il messaggio. Un po' più facile guardarlo quando ci serve. E prima di tutto scriviamo l'espressione del segnale trasmesso. Quindi c'è una portante che è coseno, quindi a C fa 1. Poi qui abbiamo 1 più A di AC, abbiamo detto che fa 1. 1 più A, abbiamo detto che fa 0.85. messaggio normalizzato, dobbiamo trovare che aspetto ha il messaggio normalizzato, per cui dobbiamo trovare il suo massimo. Coseno di 10 alla 5 t moltiplico 2 pi greco diviso per 2 pi greco per cui la frequenza è 10 alla 5 su 2 pi greco. E il messaggio normalizzato a questo punto ha l'aspetto di m di t diviso il suo massimo, fate chiamare il massimo m grande, e calcoliamo qui questo suo massimo m. Ora MT è la somma di un coseno e di un seno. Fate derivata maggiore o uguale a 0 e trovate il massimo. Chiaramente il massimo è il modulo, quindi dovete dare i massimi e i minimi e vedere un po' il modulo chi dei due è più grande. Io l'ho già fatto a casa, o meglio prima in ufficio, e un massimo si trova, se non fa, è più di uno perché è un segnale periodico, si trova al punto, ad esempio, 1 su 1600.
nel qual caso il valore massimo della funzione era 3.6955. E quindi abbiamo trovato l'espressione del segnale trasmesso, dove abbiamo individuato tutti quanti i termini, per cui possiamo rispondere alla domanda e trovare la potenza della portante e la potenza relativa al messaggio, tuttavia la componente di messaggio. Tuttavia, per trovare questa componente di potenza, la potenza di questa componente, ci serve anche la potenza del messaggio normalizzato. E per trovare la potenza del messaggio normalizzato, dobbiamo trovare la potenza del messaggio per 1 su m al quadrato, quindi diviso m quadro. Perché la potenza di questo oggetto è una costante per m, e quindi la costante al quadrato per la potenza di m. La costante abbiamo visto quanto fa, 3.6955. Dobbiamo solo trovare la potenza del messaggio, ma è facile perché sono due toni sinusoidali, quindi la potenza è 3 al quadrato mezzi, quindi 9 mezzi, più un mezzo, e quindi fa 10 su 2 fa 5, 5, quindi 5 su 3 quadro. A questo punto possiamo calcolare la potenza di questi due termini. La potenza dedicata alla portante era, c'è ancora qui il disegno, a c quadro quarti a delta di destra, a c quadro quarti a delta sinistra, a c quadro mezzi. Ma a c aveva ampiezza 1, quindi è un mezzo. 0.5 watt. Sono potenze, quindi si misurano in watt. Mettete sempre la unità di misura, perché una cosa è parlare di watt, un'altra cosa è parlare di milliwatt, di kilowatt, picowatt. Ci sono di grandezza di differenza. Viceversa, la potenza relativa alla componente del messaggio era AC quadro mezzi A quadro potenza del messaggio normalizzato. Nel nostro caso un mezzo, perché l'ampiezza della portante AC era 1, A quadro, quindi 0.85 al quadrato, potenza del messaggio normalizzato, che è 5 su m quadro, quindi 5 diviso 3.6955 al quadrato. Questa roba qui fa 0.1323. E come vedete è una porzione più piccola di potenza rispetto a quella che vi ha assegnato la portante. Se non avete domande, ci vediamo la prossima volta.